ragazze, benvenute nel canale Facile e Veloce Opinioni. Volevo approfittare appunto chiacchierando un po' con voi con un Get Ready With Me, ovvero un Mi Preparo Con Voi, tutto di diciamo trucchi molto low cost. Io vorrei appunto iniziare dal come ci prepariamo? Ecco, io direi un po' di copriocchiaie. Io sto amando il Soft Touch Mousse, questo copriocchiaie concealer. Questo copriocchiaie in mousse lo sto realmente terminando, molto probabile che lo ricomprerò. Lo so, sono un po' più scurita di pelle per l'abbronzatura per le vacanze, però giustamente siccome ho io sudo molto in generale, a me non piace vedere la pelle lucida, quindi sto comunque accantonando la BB cream che vi avevo tanto decantato per diciamo dei fondo abbastanza cipriati, però non pesantissimi, o comunque adatti al fatto che la mia pelle in questo momento sembra grassa, quindi dei fondo con effetto cipriato però non pesantissimi. E quindi ho messo il copriocchiaie della Essence che io ho comprato nella tonalità Sand. Vi dico una cosa, la Essence fa dei buoni prodottini per quanto riguarda i fondotinta, non malissimo, a me non fanno allergia. L'unico problema, almeno per quanto mi riguarda, è il fatto delle tonalità. Cioè, tu quando sei abbronzata, il fondotinta Essence hai un grosso problema a trovarle. Ora sto usando il Primer Occhi I Love Stage sempre della Essence, qui sull'occhio, e lo lavoro sempre con questa spugnetta della Puro Bio. Come vedete sta praticamente dovrebbe favorire al mantenimento del colore dell'ombretto o comunque del trucco occhi per un po' di tempo. Passiamo al fondotinta. Perché vi parlavo dei fondotinta cipriati? Perché soprattutto hanno un effetto opacizzante, non c'è bisogno di usare la cipria. Stranamente, perché dite, è cipriato questo Soft Touch Mousse? L'effetto che ho visto io, sì. Ce ne vuole pochissimo, infatti, ve lo farò vedere, proprio puccio leggermente la spugnetta, proprio con questo fondotinta ce ne vuole pochissimo. Io lo sto adoperando della tonalità Honey, ho cercato appunto la tonalità più scura, la 04 Honey. Giustamente, come vi ho detto, l'unica perplessità è appunto che anche le tonalità più scure qui sono chiare. Sostanzialmente, se mi lamentavo che Dress Me Perfect puccio leggermente, vedete quanto poco ne metto, e già vedete quanto è coprente. Sto truccarmi con voi durerà eterno, puccio piano piano. Questi sono probabilmente i fondotinta che adorerò in inverno, invece di comprare quello cipriato di MAC probabilmente mi dedicherò a questo molto più economico, perché io fondo almeno una volta al giorno, li adopero perché la mattina non mi tocco,
ve lo dico subito, faccio molta cura della pelle, nel senso che la purifico e faccio la pulizia del viso la mattina, metto un po' di cremine, un pochino di lozioni per gli occhi e tutto questo. Vi ho fatto vedere appunto la mia morning routine, morning skincare routine tempo fa, cioè ovvero la mia base viso la mattina. Vedete come purtroppo col sudore sembro lucida e questo ha proprio un effetto mattificante che mi piace molto, senza essere pesante, perché ce ne vuole veramente poco, poco, poco. E quindi ripuccio qui. Allora, abbiamo preparato tutta la base viso, come vedete è più uniforme senza essere tutta. Per me è una coccola, quindi se mi vedete rilassate è proprio perché truccarmi per me è una coccola, una sorta di coccola. Allora, passiamo agli ombretti. Io do però di solito un pennellino piccolo professionale, perché questi, come morbidezza e come stendibilità dei colori, cioè io mi ci trovo meglio, più sono morbidi, più mi ci trovo meglio, perché li ho presi quelli professionali, ma sinceramente poi sembra. Alcuni non mi sono piaciuti. Poi, se volete, vi farò appunto la recensione dei pennelli da trucco bocciati, sostanzialmente bocciati, o per allergie o per varie cose. Dunque, che faccio? Adopero la palette per gli occhi All About Nude, la mia palette storica, perché appunto la voglio consumare, e a parte questo, insomma, mi ci trovo bene come palette portatile low cost. Il trucco è assolutamente low cost. È un, tra virgolette, un consiglio per le casalinghe che non possono e non vogliono spendere cifre, tra virgolette, enormi, improponibili. Allora, io uso questa tonalità di panna un po' più scuro come proprio base occhi, panna un po' più scuro di. Comunque vedete sul, lo stendo così sulla palpebra mobile. La cosa che mi piace è che sono pigmentatissimi, giuro, pigmentatissimi. È forse un anno e mezzo che ce l'ho, ma mi ci trovo veramente, veramente benissimo. Avrei voluto prenderla di altri colori, ma poi dici, hai un sovrappiù di palette, non esagerare. Infatti, ragazze, vedrete che per ora non comprerò più palette, perché realmente devo consumare quelle che ho e quindi voglio, tra virgolette, risparmiare un pochino. Allora, vedrò ora di fare, di aumentare leggermente la profondità con questa specie di beige top, tipo topo, agli angoli, proprio per intensificare lo sguardo. E lo sfumo e lo stendo. È un trucco molto naturale da tutti i giorni che io adopero in generale. Sono i colori che io adoro e adopero. E quindi vedete la pigmentazione è incredibile. E quindi qua.
Cerco di... Vedete, Madonna, che caldo, si suda tantissimo, ragazzi. Certo, io non amo utilizzare le salviette assorbiserbo, però giustamente, forse ce ne sarebbe bisogno. Allora, ora sto adoperando il marrone più scuro per riprendere un pochino la punta. Palette nude io penso che sia veramente veramente completa come tipo di palette. Vedete? Ora che faccio? Dopo aver preso questo colore così agli angoli, uso il panna ancora più chiaro come punto luce. Per illuminare appunto lo sguardo. Olè. Mi piace molto questo trucco. I pennellini erano di una collezione di 7 di pennelli da trucco che in genere si portano in viaggio. Allora, io sto usando ora come matita la Essence Gel Eye Shadow Waterproof del colore Gunmetal, perché volevo riprendere un po' il grigio, ma lo riprendo perché il trucco è un trucco molto semplice. All'interno dell'occhio e proprio una punta all'esterno. Ecco qua. Ok, vedete già, lo sguardo è più intenso. Ora, io sono un po' indecisa perché io non sono espertissima di eyeliner, infatti mi dovrò avvicinare, volevo riprendere e sfumare proprio qua la matita per aprire un po' lo sguardo e farlo all'insù. Io di solito parto da giù verso su. Ecco qua. Vediamo sempre di sfumarlo, perché questi hanno la cosa che se non li sfumi un pochino, un tantinello, danno l'effetto un effetto bruttissimo, cioè
ovvero praticamente non si schiodano più, e in verità non voglio fare l'effetto eyeliner, ma volevo fare un effetto ancora più accentuato dell'angolo occhio. Quindi metto il mio mascara di sempre Infinite Lash della Wycon, tutto ovviamente, ripeto, low cost, perché queste costano forse 6-7 euro. E lo metto lavoro le ciglia per un poco prima che si asciughi, ma devo dire che è un mascara veramente ottimo, anche se ne sto provando uno di cui mi sono letteralmente innamorata. Ok, poi questo e questa è fatta. Allora, col famoso pennello di Kiko The Artist utilizzerò questo duo. Oddio, si sta distruggendo. Mamma mia. Vabbè, è venuto il momento di buttarlo, ragazzi. Come, cioè, praticamente guardate come si è ridotto, cioè ve lo voglio dire, io si è sgretolato dopo un poco che lo utilizzavo. Lo metto a partire dalle basette. Vabbè, ragazzi, senza neanche i terminati lo andrò a buttare. Così avete anche l'idea di come sono alcuni prodotti dopo un poco che sono stati utilizzati. Io sinceramente, poi vi dirò il mio parere su questo prodotto, appunto, Kiko The Artist, che realmente mi ha lasciato molto perplessa questo prodotto, questo fard contouring. Me l'avevano quasi obbligata a comprare quelle, le commesse della Kiko, ma non mi ha mai del tutto convinto. Metto invece la mia tinta labbra preferita di sempre, quella Kiko Double Touch, che dovrebbe durare appunto 10 ore, lipstick che dura 10 ore. E lo lavoro anche.
Il trucco mi piace abbastanza. È venuto come lo volevo io. Ora lasciamo asciugare la tinta labbra, che è una di quelle appunto ho promosso. Ragazze, il trucco con un disastro in diretta è terminato. Spero che vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, pollici in su. Di sicuro è durato tantissimo. E un bacione da Manuela Facile Veloci Opinioni. Alla prossima.